Benvenuti al nostro programma speciale Conclave Fatima TV. Sono Christopher Ferrara, autore, avvocato americano, qui in Roma per il Conclave. Nello studio con me oggi è padre Nicholas Gruner, fondatore del Centro di Fatima e anche il fondatore di Fatima TV. Benvenuti. Grazie. Benvenuto padre. Grazie. Abbiamo davanti di noi un spettacolo, quasi una vera cerca massima di media riguardo questo conclave. Sei 600 giornalisti accreditati con il Vaticano, ci deve essere altro ancora. La tensione sta crescendo perché oggi abbiamo visto per la seconda volta la fumata nera. Sì. Non c'è una decisione. Sì, e poi le folle più grandi, anche se piogge sempre, è più grandi che anche ieri, perché il secondo giorno del conclave non c'è risultato. Adesso la gente sta pensando che forse le cose non vanno bene. E anche abbiamo questo tempo penitenziale, sì, sì. La pioggia senza fine. Well, è buona questa penitenza, spero che Dio fa misericordia su noi, perché l'elezione del Papa, si può eleggere un Papa non buono, cioè non capace, non santo sufficientemente, e così dobbiamo pregare e fare penitenza che Dio dare questa grazia di un buon Papa a noi. Stavo guardando un poco fa una vera marea di ombrelli, sì. Durante l'aspetta per un risultato del conclave. È proprio nella Piazza San Pietro questo. Sì, a Piazza San Pietro. E a proposito di questo, abbiamo un servizio, sì. Da Gian Vanari, sì. E forse possiamo lanciare il servizio. Grazie Chris. Ci troviamo ancora una volta qui a Piazza San Pietro per il secondo giorno di questo importantissimo conclave. Ci sono molte cose di cui dovremmo parlare, ma voglio iniziare ricordando una frase di Sant'Alfonso Liguori che ho citato ieri pomeriggio, e cioè la necessità di pregare affinché venga scelta la persona giusta come supremo pontefice. Perché, cito testualmente, se mai per nostra disgrazia succede un papa che non ha solamente la gloria di Dio davanti agli occhi, il Signore poco l'assisterà e le cose, come stanno nelle presenti circostanze, andranno di male in peggio. È una prospettiva alquanto spaventosa. Ora, la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente. Come facciamo a sapere se è stato eletto un papa che ha la gloria di Dio avanti agli occhi, come dice Sant'Alfonso. È possibile riconoscere un papa così? È possibile, sì. Ed esistono tre criteri ben precisi per farlo. Primo, un papa deve insegnare la fede come è sempre stata insegnata dalla Chiesa nel corso dei secoli, con lo stesso insegnamento e lo stesso significato, senza cambiamenti. Secondo, il papa deve proteggere i fedeli dagli errori dottrinali e filosofici, mentre il terzo compito fondamentale di un pontefice è quello di disciplinare e riprendere tutti quei presunti insegnanti di dottrina cattolica che non la insegnano attenendosi alla vera dottrina della Chiesa cattolica. Questi sono i compiti principali di un papa. E solo se li rispetterà tutti, sapremo se egli ha effettivamente la gloria di Dio avanti agli occhi. Dobbiamo ricordarcelo sempre, specialmente in questi giorni in cui i giornali, ma purtroppo anche diversi cardinali, vescovi e sacerdoti, hanno cominciato a dire cose assurde e francamente inutili, come «Con questo conclave spero che la Chiesa sia pronta per un Papa del Terzo Mondo», oppure «Mi auguro che questo conclave porti all'elezione di un Papa che conduca la Chiesa nel XXI secolo». Sono argomenti del tutto secondari o, peggio ancora, del tutto irrilevanti. Come ho detto, il Papa deve innanzitutto insegnare la fede come è sempre stata insegnata dalla Chiesa nel corso dei secoli, con lo stesso insegnamento e lo stesso significato. Deve proteggere il gregge dall'errore dottrinale e filosofico e infine deve disciplinare quegli insegnanti e quei vescovi cattolici che si allontanano dalla verità e che insegnano una dottrina contraria a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Sono questi i criteri sui quali valutare un Papa.
Pio X, il più grande pontefice del XX secolo, nella sua enciclica sul modernismo, chiarì subito che il compito principale del Papa è quello di insegnare ai fedeli la vera dottrina cattolica ed impedire che vengano corrotti dall'errore. Questo è il suo primo compito, ma Pio X disse anche un'altra cosa molto importante, e cioè che se un Papa non si attiene a tutto questo, egli avrà fallito nel suo compito principale. Sono parole che chiariscono senza ombra di dubbi quali siano i compiti principali di un pontefice, ma che indicano anche che un papa può sbagliare. Per un centinaio d'anni nella Chiesa era tradizione che il papa pronunciasse il solenne giuramento dell'incoronazione, nel quale il papa giurava dinanzi a Dio che, qualora si fosse allontanato dagli insegnamenti eterni della Chiesa, il Signore non avrebbe dovuto mostrare pietà della sua anima. Ora, non accade mai che un Papa si metta a pregare affinché la Santissima Trinità rimanga tale, né che preghi perché nostro Signore Gesù Cristo rimanga Dio e uomo allo stesso tempo, perché sono cose che non cambiano. Eppure, egli pregava affinché potesse rimanere fedele al suo compito. E questo perché un Papa può fallire in esso, ed è già successo. Per questi motivi, non dovete ascoltare chi vi dice che la Chiesa è pronta per un Papa del Terzo Mondo o di un qualcuno che si metta a cambiare le cose. No, abbiamo bisogno di un Papa che insegni la fede così come è sempre stata insegnata nel corso dei secoli, che protegga i fedeli dagli errori dottrinali e che punisca coloro che non insegnano la fede cattolica secondo gli insegnamenti eterni della Chiesa. Dobbiamo scegliere un uomo che abbia tutto questo davanti ai propri occhi, a prescindere dal fatto che provenga dal Sudafrica, dall'America Latina, dal Nord Africa o dall'Italia. Il punto è un altro però. In questo momento, dentro la Cappella Sistina, c'è un cardinale che corrisponda pienamente ad un simile profilo? E se esiste, sarà lui il Papa scelto da questo conclave? Furono queste domande che spinsero Sant'Alfonso Liguori a ricordarci che dobbiamo pregare molto durante un conclave, affinché possa essere scelto un uomo che possieda veramente la gloria di Dio come suo unico scopo. E tutto ciò ci aiuta anche a comprendere meglio le parole della Madonna di Fatima. Pregate, pregate molto per il Santo Padre. Fatelo, davvero, senza indugi. Sono Gian Vennari per Fatima TV. Molto interessante. Gian Vennari ha fatto qualche punto importantissimo. Il primo sarebbe che lo scopo proprio del conclave deve essere dottrina, l'insegnamento della Chiesa. Come sempre state insegnate dalla Chiesa. Sto pensando in questo riguardo del voto contro il modernismo di Pio X. La prima frase in questo voto è questo: io saldamente abbracciare ed accettare la definizione che è stato stabilito e dichiarato dal Magistero infallibile della Chiesa, in particolare quelle principali verità che sono direttamente opposto agli errori del nostro tempo. Sì. Padre, che significa definizione riguardo alla fede cattolica? Come dice il primo Concilio Vaticano, diceva che il Papa, ma la Chiesa, e perciò proprio soprattutto il Papa, può definire una cosa, è una cosa rivelata da Dio, che i fedeli devono credere con tutto il cuore, con tutta la mente, e che non può fallire. Che questa definizione, che ci sono tre persone nel Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, è definito dalla Chiesa Cattolica. È definito che Gesù Cristo è vero uomo e vero Dio. Definito da chi? Definito da tante di queste definizioni sono fatte del concilio dogmatico. Mm-hmm. Secondo il Concilio Vaticano II non è dogmatico, ma c'erano... Pastorale. Come hanno detto loro. Ma, per esempio, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I, il Concilio di Lione, il Concilio di Nicea, per esempio,
il primo concilio in Nicea e il primo concilio dopo quello di Gerusalemme con gli apostoli. Queste definizioni non può cambiare perché è infallibile. Questa verità, perché come San Paolo dice, la Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa, la Chiesa Cattolica è il fondamento della verità. Non, la Chiesa in se stessa non può fallire. Ci sono uomini nella Chiesa, anche vescovi, anche papi, che può fare sbagli, ma la Chiesa in se stessa, cosa sappiamo? Quando ci sei un vescovo tale A, un vescovo B, uno dice una cosa, uno dice l'altro, chi deve credere? Deve credere quello che segue l'insegnamento definito già dalla Chiesa. Sì, sì, da un concilio oppure da un papa. Sì, per esempio, anche quando il concilio fa una definizione, deve essere confermato dal papa prima che diventa infallibile. Ma che significa il termine magistero? Magistero è il potere di insegnare nel voce di Cristo. Ci sono tanti che usano questa parola, dice che questa opinione del papa diventa magistero, ma non è magistero proprio. Magisterium è quella capacità di insegnare la verità. C'è per esempio, l'enciclica Ecclesiam Suum di Paolo VI, non è contrario, io non sono contrario a quello, ma questo dice sue opinioni del come sta la Chiesa, come una conversazione di un padre con i suoi figli, ma non dice che questo è infallibile, queste sono sue opinioni. Deve essere raccolto come importante perché il Papa, ma non è infallibile. Invece l'enciclica che dice che nella Concezione che è sempre un peccato mortale di fare, come dice Pio XI, come dice anche Paolo VI in altre parole, questi sono, io dico, lui ha detto, io dico questo con la mia autorità apostolica, io insegno questo, ha fatto una formula di dire che questo è una cosa. Ma non dice tutto insieme, ma questa dottrina nel centro è infallibile. Ah, sì, cioè, sì, sì. Il suo apostolato ovviamente è dedicato al messaggio di Fatima. C'è una relazione fra il messaggio di Fatima e il problema di adesione alle definizioni infallibili del Magistero? Certamente, c'è nell'inizio del terzo segreto, le parole della Madonna diceva, ma nel Portogallo si conserva sempre il dogma della fede. Il dogma vuol dire le definizioni. Il dogma della fede si sa attraverso queste definizioni. E e queste definizioni sono combattute oggi. Per esempio, lui parla, San Pio X parla degli errori correnti o attuali. Sì, sì. E per esempio, dal nostro tempo. Sì, il nostro tempo. Si può dire, per esempio, c'è la definizione di Papa Giugno il IV, per esempio, che dice fuori la Chiesa non c'è salvezza. Questo, ci sono un ecumenismo falso che dice qualsiasi persona può entrare in cielo, ma invece la definizione della Chiesa dice non è possibile. Ah, ma abbiamo ha detto qualcosa. Impossibile a rigettare per la mentalità moderna che al fuori delle chiese non c'è salvezza. Prima dobbiamo guardare la Sacra Scrittura. Sì. Nella lezione della lettera di San Paolo agli ebrei, nel capitolo 11, versetto 6, lui diceva non c'è salvezza per qualsiasi persona che non crede in Dio. Se uno non crede in Dio, non può essere salvato. Questo è il primo definizione per salvezza. Poi San Pietro nel primo Pentecoste diceva non c'è salvezza oltre il nome di Gesù. Se uno non accetta Gesù, non c'è salvezza. E poi per la Chiesa, attraverso gli anni e secoli, hanno studiato tutta la Sacra Scrittura e diceva che questo è anche vero quello che non appartiene alla Chiesa, perché cosa è necessario per andare in cielo? Deve avere la fede. Ma che cosa è la fede? La fede è accettare l'insegnamento che Dio ci ha dato. E se un eretico, una persona che nega un articolo di fede, non ha fede proprio, come San Tommaso dice. Ah, ha un'opinione
e dice io accetto questa dottrina, accetto questa dottrina, ma quell'altro non accetto. Lui è scegliere quello che crede. Invece noi non accettiamo la fede perché io capisco tutto, io accetto perché Dio è rivelato questa cosa a me e lui non può mentire perché è tutto santo e non può, è incapace di mentire. Seconda cosa è lui conosce tutte le cose, perciò non può essere sbagliato. Così quando Dio dice una cosa a me, io devo credere, anche se non capisco. Ma Dio cerca che noi capiamo tutto quello che possiamo, ma non possiamo capire tutto perché sono misteri di Dio che sono più grandi della nostra capacità. Ma ovviamente per questo motivo lo scopo del conclave deve essere coinvolgere la dottrina della fede. E secondo lei, che tipo di Papa è necessario in queste circostanze? Credo che sempre in tutte le circostanze deve essere uno che conosce la fede bene, cioè conosce anche con la distinzione del teologo, ma anche con la capacità di spiegare alla gente in parole semplici, ma deve essere sempre leali, sempre completamente d'accordo con le definizioni di tutti i secoli, definizioni dei papi e definizioni dei concili che sono già formati dai papi anche. Questo... Ma adesso ovviamente nei media c'è un tentativo di ridurre il conclave ad una sorta di processo politico. Dobbiamo avere un papa del terzo mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere che un vescovo o un cardinale del terzo mondo può essere più fedele che un vescovo o cardinale del primo mondo. E l'importanza non è da dove viene, ma che lui è veramente è cattolico nella sua mente, nel suo cuore e nel suo atteggiamento. Questa è la cosa principale. Da dove viene è secondario, perché abbiamo bisogno di un Papa santo come San Pio X, un Papa che non solo conosce la dottrina, ma accetta la dottrina, insegna la dottrina e anche rinforza la dottrina e governa la Chiesa per evitare gli errori di essere si sparge nella Chiesa. Devono, come dice John Venari in questo tempo, ha detto che deve essere anche battere, dice, non ha detto così, ma di correggere, di disciplinare anche i vescovi, anche i sacerdoti, anche i teologi quando sono sbagliati. Sì, sì. Per discutere un affare più o meno quotidiano, abbiamo visto un avvenimento oggi, un raid della polizia, in Lombardia, che in modo indiretto coinvolgerebbe il cardinale Scola. Sembra, non so, io ero qui in Roma, in Italia, un mese fa, non ricordo, ma sembra la stessa cosa hanno fatto contro un uomo politico. Sì, Formigino. E che lui è così messo in prigione. E per imbarazzare un candidato o un partito, non mi ricordo. Sì, sì, mi sembra un evento sospettoso, perché la tempestica è molto sospettosa. 2 o 3 ore prima del conclave, improvvisamente abbiamo questo raid della polizia, durante l'ultimo nuovo ciclo disponibile ai cardinali prima del conclave. Sì. Molto sospettoso. Sì, molto sospettoso. Dall'altra parte, io non voglio che c'è una reazione psicologica, cioè di, ma siccome loro non vogliono dare appoggio a uno, meglio che loro pregare il Santo Spirito, meglio che loro pensano su tutte le cose per trovare il vescovo, il cardinale adatto, perché per me questo conclavo è più importante di 100 anni, perché senza trovare questo Papa santo che mette le cose di Dio, mette la salvezza degli animi prima, soprattutto, noi andremo molto peggiori che siamo adesso.
e sarà forse la terza guerra mondiale, perché la Madonna Fatima ha detto: sì, i miei richiesti non sono esauditi nel tempo, inteso, sarà l'annientamento delle nazioni. E siamo quasi in questo momento. Stiamo parlando della dottrina, della fede, delle definizioni infallibili del Magistero, eccetera, eccetera. Ma per l'uomo comune c'è un'obiezione comune che non è importante per me. C'è un problema con l'economia, qualche preoccupazione quotidiana, dottrina non importa, il magistero non importa. Che dice riguardo questa obiezione? Prima cosa, se uno ruba, non so, 1.000 euro dalla sua tasca, questo è non dottrina, è una cosa morale. Ma è questo molto importante a lei se uno fa questo, perché è ingiustizia. Ma dove viene ingiustizia? Prima della mancanza della verità. Se uno non ha la verità, non si può agire giustamente e i diritti personali non sono rispettati. La verità viene prima della giustizia. Un altro modo di dire questo è, San Tommaso dice, il primo frutto di mancanza di verità, bugia o errore, è ingiustizia. L'ingiustizia segue mancanza della verità. Perciò dottrina è molto importante per tutta la vita. E noi, come uno fa la strada, uno apre gli occhi e guarda dove si va, per non sbagliare, per non andare nella direzione opposta o per non cadere nel buco, deve aprire gli occhi. Ma la fede è come gli occhi dell'uomo. La fede, la dottrina cattolica è andare verso il cielo con gli occhi aperti, di evitare di non sbagliare a destra o sia a sinistra, sia progressista, sia qualsiasi parte, e per questo avevo bisogno di questa definizione, perché ci sono persone che dicono: sono amico tuo, sono amico vostro, e poi vogliono portare noi in loro direzione verso l'inferno invece verso Dio. E anche i vescovi stessi erano avvisati da San Paolo: state attenti anche ai vostri fratelli vescovi, perché ci sono alcuni di voi che fanno un'altra dottrina per portare i fedeli con loro invece con Cristo. Questa è la dottrina molto importante. Ho capito, sta dicendo essenzialmente che il Vangelo sarebbe un mattone fondamentale della società. Anche per società, anche per individui, tutti e due, sia per una famiglia, sia per una città, sia per tutto il mondo. E anche riguardo al messaggio di Fatima, la stessa obiezione, che importa per me il messaggio di Fatima, la consacrazione della Russia? Per me il problema del giorno è l'economia. Sì, veramente è un problema di economia, ma perché i vescovi e il Papa non hanno obbedito. Ci sono uomini studiosi con molta attenzione, hanno detto che deve fallire la nostra economia, deve fallire i finanziamenti, che le persone non possono andare anche al negozio accanto per comprare pane, insomma, perché sarà totalmente fallito questo. E c'è un'unica soluzione per fare questo, senza avere una guerra maggiore o globale, è di fare queste consacrazioni. Perché la Madonna ha promesso che quando si fa queste consacrazioni, il mondo avrà la pace. Ma invece, se non fa questo, con questo fallimento economico, le gente sono lottando entro di loro per anche per avere un po' di cibo per se stessi e per loro famiglia. Quando la Madonna ha detto un periodo di pace, è importante fare il punto che pace è un concetto più ampio che una mera assenza di violenza. Sì, ma è certamente pace è assenza di violenza, ma è molto di più. Ma noi vedremo violenza quasi totale se non c'è questo... È un fenomeno interno anche. Sì, come San Tommaso dice, San Agostino, che la pace è la tranquillità dell'ordine.
c'è una tranquillità. Quando io sono in ordine interno, sono in pace. Quando io sono in ordine con il mio vicino, sono in ordine, c'è tranquillità. Cioè, quando sono in ordine con la mia famiglia, c'è un tranquillità tra di noi, anche nella città, anche nella chiesa, anche nel mondo. E questa tranquillità, questa di ordine, che Dio vuole, Dio dà ordine, Dio è ordine, come San Agostino diceva. E quando è questo ordine di Dio, non questo ordine imposto dalla dittatura, ma un ordine che è la nostra natura senti a casa, senti adagio con questo. Questo sarà tranquillità e questa è la pace che la Madonna parlava di questo. Allora, secondo lei, in sostanza, lo scopo del conclave e lo scopo della Vergine Maria a Fatima devono essere la stessa cosa? Sì, perché anche la Madonna diceva, quando i miei richieste sono esaudite, quando Rossi sarà convertito, cioè quando è consacrato, ci saranno tante anime salvate. Invece tanti uomini, donne, fanciulli che vivono oggi sarà perso se non fanno queste consacrazioni. Il tempo a disposizione è quasi finito, ma padre, come possiamo contattare il suo apostolato? Si può contattare noi per telefono o anche per internet. Si può, per esempio, scrivere, andare al 898-46-46 per telefonare noi o al www.fatimatv o.it e Facebook Father Nicholas Gruner, F-R Nicholas con H, Gruner, G-R-U-N-E-R. Si può per contattare noi. Grazie padre, grazie. Rimaniamo qui fino al risultato del conclave. Grazie per essere stati con noi.